A seguito della crisi finanziaria americana, dei credit subprime, degli effetti che ci sono stati nel sistema, tutti gli stati, un po' meno l'Italia, sono intervenuti perché aveva meno spazio e praticamente si sono messi a aumentare il debito pubblico enormemente. E tra questi paesi c'è stata la piccola Grecia che, proprio utilizzando gli stessi strumenti dei credit subprime e dei derivati complessi degli Stati Uniti, erano riusciti a mascherare i conti, i loro conti pubblici. Quando hanno scoperto questo, l'Europa è entrata in crisi, perché avevano capito che la Grecia non era più in grado di rimborsare il proprio debito. Allora si è posto il problema, tipico delle banche centrali, chi è che svolge le funzioni di lender of last resort, di prestatore di ultima istanza? Allora tutti, compreso l'Italia, ci siamo accorti di una cosa che Guarino aveva già denunciato da tempo, io un po' dopo, ma l'ho denunciato anch'io. Abbiamo scoperto che il nostro debito pubblico era un debito denominato in una valuta che poteva essere considerata straniera, perché non era stampata dall'Italia, quindi between brackets, mettete tra virgolette il termine straniero, non è che fosse un qualcosa completamente fuori. Non è come quella dell'Argentina. Perché l'Argentina ha fatto il default? Perché a un certo punto aveva dollarizzato il pesos e le sue obbligazioni erano denominate in dollari. Quando sono giunte a scadenza, i dollari non li stampavano loro. Se loro avessero stampato, denominato in pesos, avrebbero stampato, poi sarebbe venuto fuori l'inflazione, il cambio che sfuggiva. Lo stesso per l'Italia. Se l'Italia avesse denominato il proprio debito in lire, come era denominato in lire quando siamo nel 92, quando nel 2000 siamo entrati nell'euro, va bene? Allora avremmo stampato le lire e rimborsato, sarebbe venuta fuori l'inflazione. Questo è vero, quando dicono sarebbe un dramma l'inflazione, benissimo, sarebbe un dramma, ma non saremmo insolventi. Allora adesso, per non essere insolventi, l'Unione Europea ci strappa la sovranità fiscale senza darci l'unione politica. Questo è il quadro che si è determinato. Qual è la risposta? E posso quindi volgere verso la fine e poi i dettagli ve li do nell'eventuale dibattito, dopo aver sentito anche Guarino. La mia posizione è la seguente. Io credo di essere e sono fondamentalmente un europeista, ma non sono un europeista affetto come dai miei maestri, molti maestri, da una religione europea. Cioè, o l'Europa, o ci facciamo l'Europa, oppure non siamo civili, cadiamo in Africa, cose del genere, che lo dicevano tutti i miei maestri, sostenevano questo. No, io ritengo che, pur alimentato da ideali di pace, perché o facciamo l'unione politica, oppure ci possono essere anche momenti di tensione, improbabili, comunque la pace ce l'ha dato. Ma quella che probabilmente si trasferisce dalle armi alla società è la pace sociale. Il problema è che se a un certo punto l'Italia dovesse entrare in deflazione grave, io non lo so quale sia la capacità di sopportazione del nostro paese. Io non ho sfiducia nella capacità dell'economia italiana di reagire alle difficoltà. Io mi domando se la società, con 16 milioni di pensionati, con 25 milioni di lavoratori e quindi con complessivamente 31 milioni di persone su 60 milioni del 50%, se può reggere una situazione sul piano della democrazia. Quindi è un altro problema. Allora, la mia posizione è molto chiara. I gruppi dirigenti di un paese, che sono retti dalla Costituzione, perché il nostro Stato sovrano è retto da una Costituzione, hanno il dovere, prima di tutto, se non ci danno l'unione politica e quindi il discorso cambia, si trasferisce, di avere un piano A e un piano B. Il piano A di come stare in Europa e il piano B di come uscire. A questo punto è fondamentale che il problema venga analizzato. Quanto ci costa rimanere in Europa? Se ci costa troppo e se valutiamo che i costi sono troppo elevati e che quindi gli squilibri economici si trasferiscono alla società, il tuo dovere fa scattare il piano B. Però anche se esci dall'euro, che significa anche uscire dall'Europa, tu devi avere chiaro
quanto ti costa, perché ci sarà un costo, solo che il costo che paghi nel primo caso, stando in Europa, tu non sai, perché non recuperi il controllo del tuo futuro. Se esci e paghi un costo alto, tu recuperi la possibilità di stampare la tua moneta, di fissare il tuo tasso dell'interesse, di intervenire sul rapporto di cambio svalutando se non va, con tutta una serie di conseguenze che noi sappiamo, però recuperi lo strumento che hai sempre usato per stare in equilibrio. Questo ragionamento oggi non ha nessun seguito, e nonostante mi dicessero i miei colleghi che stavano nel precedente governo, non hanno ancora parlato con quelli attuali, appartengo alla stessa generazione, siamo tutti amici, insomma, quando si arriva alla mia età si dà del tuo a metà governo, qualunque sia il governo che cambia, e a un certo punto mi diciamo, ah, ma noi il piano B ce l'abbiamo, me lo vuoi mostrare? No, mai. Mi avete mai chiamato una volta a chiedermi una consulenza, dato che io mi batto su questo, tu che cosa faresti nel caso in cui dovessimo uscire? Perché guardate, anche dal punto di vista tecnico, da un giorno all'altro, perché significa che devi stampigliare sulle obbligazioni in euro e su tutti i debiti, devi stampigliare che quelli da questo momento in poi sono in lira. Allora il primo problema è a che rapporto di cambio? All'1,36, che significa deflazione, o direi all'1,16? Sono problemi tecnici effettivamente molto gravi, ma io non sottolineo questo aspetto, io sottolineo il fatto che a mio avviso siamo andati al trattato di Maastricht e l'abbiamo firmato. Abbiamo fatto il patto di stabilità, abbiamo approvato tutte le norme che sono state tutte attraverso legge ordinaria, non c'è stato un referendum, non c'è stata una norma così. Noi abbiamo cambiato la costituzione economica e sociale del paese con un atto illegittimo. A questo punto smetto, perché altrimenti mi arriva lo scappellotto del professor Guarino, però a questo punto di vista la mia tesi è che ci siamo mossi con troppa superficialità e i gruppi dirigenti non hanno fatto il loro dovere. Questo è il mio avviso. E quando io dico gruppi dirigenti, in genere la gente pensa al governo, ai politici, eccetera. Gruppi dirigenti siamo tutti. Gruppi dirigenti sono i professori universitari, gli imprenditori, i sindacalisti e tutto sommato anche i lavoratori, che a un certo punto devono dire no. Per cui il paese ci è andato con troppa superficialità, e quando abbiamo scoperto che tutti i nostri debiti erano in valuta straniera, insisto sulle virgolette, sulla parola straniera, e quindi praticamente che stavamo perdendo anche la sovranità fiscale senza avere quell'unione politica e quelle garanzie democratiche che si accompagnano in genere alla rinuncia a tutte le sovranità, una volta che l'abbiamo capito, che almeno si apra un dibattito in materia e non si rimanga nella quella che io definisco la religione europea, che non è certamente il modo migliore di affrontare i problemi che noi dobbiamo affrontare. Grazie.